Cosa significa avere il diaframma bloccato? Perché potrebbe esserti utile sbloccare il diaframma? E come puoi fare per liberarlo? Ciao, questo video fa parte della sezione Riequilibrio posturale. Ed il titolo dell'appuntamento di oggi è Massaggio per sbloccare il diaframma. Quindi imparerai a svolgere alcune tecniche per migliorare la funzione del tuo diaframma. Il diaframma è il muscolo principale che favorisce la respirazione in condizioni di riposo. Naturalmente questa affermazione è valida quando il diaframma è libero di compiere il suo lavoro. Mentre in circostanze diverse il diaframma può essere bloccato. Ma cosa significa che il diaframma appunto è bloccato? Significa semplicemente che questo muscolo lavora meno di quanto dovrebbe. E dato che il diaframma ha a che fare con la respirazione, quando hai questo blocco avverti subito una certa difficoltà nel respirare. Ma vediamo invece cosa significa sbloccare il diaframma. Questo vuol dire recuperare la sua capacità di lavorare. E come tutti i muscoli sani, quando un muscolo è libero di svolgere il suo lavoro, significa che è in grado di contrarsi, muoversi e rilassarsi. E nel caso di diaframma, avere questa libertà significa migliorare la qualità del tuo respiro e la qualità della tua vita. Adesso vediamo perché potrebbe esserti utile sbloccare il diaframma. Quando recuperi la sua funzionalità, puoi avere dei benefici notevoli a livello di alcuni dolori del collo, del dorso e delle spalle. Sempre a livello di queste regioni, quindi ancora collo, dorso e spalle, potresti avere dei benefici posturali, in favore di una postura più aperta, mi verrebbe da dire più naturalmente dritta. Questo succede perché il diaframma che si trova al centro del corpo, mi alzo e ti spiego meglio, qui, praticamente tra il torace e l'addome, quando è troppo contratto tende a chiudere la postura in avanti. Quando invece recuperi la sua funzionalità e la sua elasticità, favorisci quindi una postura più aperta. Un altro vantaggio del recupero della funzionalità del diaframma riguarda le palpitazioni cardiache. Sì, in alcuni casi è possibile per certe forme ottenere la riduzione o evitarle completamente. Un altro vantaggio ancora riguarda il miglioramento della funzione dei tuoi visceri e del tuo intestino, senza dimenticarci che migliora pure la capacità di respirare in modo rilassato, favorendo quindi un rilassamento generale del corpo. Questi sono solo alcuni dei tanti vantaggi che è possibile ottenere migliorando il proprio diaframma. Mi rendo conto che ogni cosa che ho detto meriterebbe approfondimenti specifici e non escludo che questi approfondimenti potranno essere disponibili un giorno qui in Via del Benessere. Prima di passare alla parte pratica, vediamo quali sono i movimenti del diaframma e mi riferisco a quei movimenti che tra pochissimo andrai a favorire tu con alcuni esercizi. Il diaframma fa due movimenti, scende e risale. Immaginalo fatto come il cappello di una medusa, che si trova qui tra il torace e l'addome. Ebbene, quando il diaframma si contrae, scende e scendendo allunga i polmoni e l'aria entra per riempirli, quindi avviene l'inspirazione. Nel momento in cui il diaframma si rilassa, risale, ritorna nella posizione di partenza, i polmoni si sgonfiano e avviene l'espirazione. Ecco allora che lo scopo degli esercizi che sto per proporti è quello di favorire i movimenti del diaframma affinché lui possa scendere e risalire liberamente. Come vedi, mi sono messo in tenuta sportiva per la parte pratica e cominciamo subito con i test iniziali. Test numero 1, valutazione dei disagi presenti nel corpo. Valuta il tuo corpo dalla testa ai piedi e ascolta se sono presenti sensazioni di disagio oppure dolore. Metti in pausa il video ed esegui questo test. Fatto? Test numero 2. Valutazione della libertà del respiro in posizione comoda.
Assumi quindi una posizione comoda e cerca di respirare in modo rilassato. Ora ascolta se in qualche fase del tuo respiro, quindi mentre prendi aria o mentre l'aria esce, se in qualche fase è presente la sensazione di disagio o di pesantezza o di freno da qualche parte. Metti in pausa il video e fai questo test. Fatto, test numero 3, esegui una valutazione della libertà del tuo respiro in posizione dritta. Il test è identico al precedente, ma cambia la tua posizione. Mettiti questa volta in piedi, a piedi uniti e con i talloni e la schiena contro una parete. Da questa posizione esegui l'ascolto e ascolta se in qualche fase del tuo respiro è presente ancora una volta qualche disagio o la sensazione di freno o di pesantezza mentre respiri. Metti in pausa il video ed esegui questo test prima di procedere. Esercizio numero 1, respirazione diaframmatica senza torace. In questo esercizio dovrai respirare con il diaframma evitando i movimenti del tuo torace. Questo significa che se l'attività del tuo diaframma è sufficiente per respirare in condizioni di riposo, l'esercizio sarà per te molto facile. Se invece l'attività del diaframma non è sufficiente, allora inevitabilmente sentirai il bisogno di espandere il torace. Tutto chiaro? Ora segui le mie indicazioni. Innanzitutto prendi un tappetino da palestra, mettilo a terra e sdraiati sopra. In mancanza di questa possibilità puoi tranquillamente sdraiarti sul letto di casa tua e fai quello che faccio io. Fondamentale mettere il collo in posizione comoda, quindi regola l'altezza del cuscino che ti serve. Altra cosa, esegui qualche respiro in modo rilassato. Dopodiché prendi una piccola scatola come questa e appoggiala qui sopra il tuo sterno. Se per caso non rimani in equilibrio, puoi tenerla ferma con le tue mani. L'importante è che sia qui, sull'osso, e non qui sulla pancia. Ok? Andiamo avanti. Adesso osserva quello che faccio. Come vedi, ho fatto un respiro toracico. La scatola è salita e poi è scesa. E questo è quello che devi evitare. La scatola deve rimanere completamente ferma. Osserva ora. Come vedi, in questi due respiri la scatola è rimasta ferma, mentre invece la mia pancia si è gonfiata e si è sgonfiata. Questo significa che stavo utilizzando il diaframma, perché se ti ricordi, quando il diaframma scende, l'aria entra e naturalmente la pancia si gonfia. Poi il diaframma risale, la pancia si sgonfia e l'aria esce. L'esercizio è da ritenersi completo quando hai raggiunto 30 respiri fatti in questo modo. Tutto chiaro? Bene. Allora, una considerazione finale prima di procedere. Nel caso in cui tu sia una persona che respira con il diaframma, questo esercizio sarà per te molto facile. Se invece sei una persona abituata a respirare col torace, l'esercizio potrebbe risultare molto impegnativo. In questo caso, a un certo punto sentirai il bisogno di fare un respirone e questo può essere anche accompagnato da una sensazione di disagio. Se il disagio è lieve, io ti consiglio di andare avanti e sopportare, perché può essere che piano piano il disagio diminuisca. Se invece il disagio è molto intenso e importante, fermati, respira come sei abituato tu e quando te la senti ricomincia da capo. Vedrai che di volta in volta riuscirai a fare sempre più respiri fino ad arrivare a 30 respiri consecutivi
senza torace. Ci vediamo nell'esercizio numero 2. Adesso è il momento di aiutare il tuo diaframma con una serie di massaggi e l'area interessata al massaggio è questa. Come vedi, è quella che si trova sotto le tue coste e si tratta di compiere delle delicatissime spinte con la punta delle tue dita. Osserva bene. Come puoi notare, ho iniziato a svolgere questo lavoro sulla parte più laterale e bassa delle mie coste, fino a risalire verso il centro, evitando però di unire le mie mani qui dove si uniscono le coste. Questo perché, essendo un'area un po' delicata, ti consiglio di fermarti un pochino prima. Ma vediamo anche la direzione delle spinte che faranno le tue dita. Immagina quindi di essere davanti a uno specchio. Questa è la tua mano destra. Questo è il lato destro del tuo torace. Posiziona la mano in questo modo e agisci con 1, 2, 3, 4, le quattro dita lunghe che spingono sotto il torace verso la tua spalla destra. Naturalmente, quando agisci sul lato di sinistra, 1, 2, 3, 4, sotto le coste verso la spalla sinistra. Vediamo ora perché si tratta di compiere delle spinte delicate, anzi, delicatissime. Questo perché questa zona è interessata da alcuni organi importanti. In particolare, partendo da destra, troviamo la cistifellea, il fegato, lo stomaco e poi l'ultima qui a sinistra è la milza. Quindi questo massaggio agisce anche su questi organi e spingendo su questi organi raggiungerai con una spinta quindi indiretta il tuo diaframma che si trova proprio sopra di loro. Questo ricordati che è il tuo obiettivo, andare a rilassare il tuo diaframma. Ma questo massaggio abbiamo detto quindi che coinvolge anche i tuoi organi e questo è un bene perché è importante favorire i loro movimenti e questo si riflette nel resto del corpo favorendo i movimenti di muscoli e articolazioni. Esercizio numero 2, massaggio del diaframma al ritmo del respiro. Osserva bene e segui le mie istruzioni. Sdraiati e respira con la tua pancia in modo rilassato. Dopo alcuni respiri, metti le tue dita sotto le coste e premi delicatamente ogni volta che lasci andare l'aria dalla tua bocca, per un totale di 10 o 15 respirazioni. Fatte 10-15 respirazioni, sposta le mani leggermente più su e ripeti lo stesso lavoro. Dopo aver fatto 10-15 respiri in questa posizione, sali ancora un pochino leggermente con le tue dita e ripeti la terza volta queste 10 o 15 respirazioni con 10 o 15 pressioni sul tuo diaframma. Naturalmente ne ho fatte un po' meno per accelerare i tempi, ma è chiaro? 10-15 respiri qui, 10-15 respiri qui, 10-15 respiri qui. E allora, se è tutto chiaro, una considerazione finale su questo esercizio. È possibile che incontri alcuni punti dolorosi mentre premi con le tue dita. Ricordati di essere sempre delicato per i motivi che abbiamo già detto, ma
Qualora tu trovassi un punto fastidioso, puoi fermarti su quel punto e lavorare per alcuni respiri in più e osservare se questo disagio tende piano piano a diminuire. E questo sarebbe fantastico. Nel caso in cui invece questo disagio rimanga presente, non ti preoccupare e magari chiediti se negli ultimi giorni hai mangiato o bevuto facendo qualche sgarro, oppure se hai vissuto qualche situazione particolarmente stressante. Sarebbe interessante allora lasciar passare alcuni giorni, essere un po' più attento nel mangiare e nel bere e ripetere l'esercizio. In questo caso potresti avere delle bellissime sorprese. Se è tutto chiaro, sei pronto per procedere al prossimo esercizio. Esercizio numero 3. Massaggio a pressione prolungata sullo stesso punto. Ora che hai conosciuto la consistenza dei tessuti che hai appena massaggiato, sei pronto per un esercizio un po' più avanzato. L'esercizio si svolge in posizione supina, quindi sdraiato a pancia in su, e puoi farlo su un tappetino da addominali oppure sul tuo letto. Io invece farò una dimostrazione mettendomi in piedi per favorire l'inquadratura. Osserva bene. Suddividi l'area interessata al massaggio in tre zone: una zona più bassa, una zona intermedia e una zona più alta. L'esercizio comincia nella zona più bassa. In particolare, su un lato solo, metti le dita della tua mano sotto le coste e premi consecutivamente per una durata di 3 respiri. Fatti 3 respiri, fai una breve pausa e poi ripeti per altri 3 respiri consecutivi. Fatti questi respiri, breve pausa e poi via per altri 3 respiri, quindi in totale 9 respiri. In questa zona, dopodiché sei pronto per salire alla zona intermedia e anche qui si ripete lo stesso lavoro, ma questa volta te lo mostro con una variante, e cioè questa mano, anziché stare qui a far niente, può aiutare l'altra che invece sta lavorando. E lo fa in questo modo, osserva bene. Tre respiri e quindi breve pausa prima di ricominciare. Anche qui nella zona intermedia farai 3 pausa 3 pausa 3, totale 9 respiri, e poi passi alla zona più alta per fare lo stesso identico lavoro. In questo modo hai completato il lavoro sul tuo lato, se io sono a specchio sinistro, e sei pronto per fare lo stesso identico lavoro sul lato destro, quindi 3 più 3 più 3, zona inferiore alla tua destra, 3 più 3 più 3, zona intermedia alla tua destra, e anche qui 3 più 3 più 3 nella zona più alta. A questo punto l'esercizio è completato, ma vale la pena di dire una cosa: se hai trovato una zona particolarmente densa, più rigida, dove le tue dita facevano un po' più fatica a premere, tu puoi insistere sempre con delicatezza, ma per qualche respirazione in più. Mentre invece, se hai trovato una zona particolarmente elastica e morbida, su quella puoi anche scorrere più velocemente. Le zone più rigide, su quelle invece concentrati con lo scopo di migliorare leggermente l'elasticità. Se è tutto chiaro, metti in pausa il video ed esegui l'esercizio prima di procedere a quello successivo. Esercizio numero 4, massaggio a pressione prolungata, doppia e simmetrica. Questo è l'esercizio più intenso che ho deciso di insegnarti all'interno di questa sezione.
Ma non ti preoccupare perché in realtà si tratta di integrare ciò che hai fatto in quelli precedenti. Ancora una volta l'esercizio si svolge in posizione supina, io invece farò una dimostrazione mettendomi in piedi sempre per favorire l'inquadratura. Suddividi ancora l'area interessata al massaggio in tre zone, quindi bassa, intermedia, alta e comincia ancora una volta dalla zona più bassa. Ma questa volta dovrai premere contemporaneamente con entrambe le mani per una durata totale di 10 respiri. E 1. E 2. E 3. Ora io mi fermo perché il lavoro è uguale fino al decimo respiro. Tu invece continua. E una volta che hai raggiunto 10 respiri, fai una breve pausa e ripeti lo stesso lavoro sempre nella zona bassa. Dopodiché sei pronto per passare a quella intermedia e anche qui fare 10 respiri, pausa, 10 respiri. Poi passi a quella più alta per fare di nuovo 10, pausa, 10, stop. Ti assicuro che questo esercizio è molto rilassante nella maggior parte dei casi per il diaframma, ma vale la pena fare una raccomandazione finale valida per tutti gli esercizi visti fino a qui. Se hai trovato dei punti particolarmente rigidi e dolorosi che non danno segno di volersi rilassare, non vale la pena insistere. Se ti fa stare più tranquillo, puoi chiedere al tuo medico o al tuo terapeuta di fiducia di fare una valutazione del tuo addome. Nella maggior parte dei casi, vedrai, si tratterà di ansia, stress, oppure lieviti, farine bianche, eccesso di alcolici. Insomma, lo sai già di cosa si tratta in realtà. Beh, che dire, se hai trovato un punto doloroso, intanto è una buona scoperta, perché è meglio saperlo che non saperlo. Dopodiché mettiti in riga per alcuni giorni e sarà interessante ripetere il lavoro per vedere se ci sarà un miglioramento. Detto questo, se è tutto chiaro, sei pronto per procedere alla tappa finale, vale a dire le valutazioni finali. Eccoci arrivati ai test finali e i test finali sono identici ai test iniziali, quindi ora devi ripetere gli stessi test allo stesso identico modo per osservare eventuali cambiamenti. Se non ricordi i test iniziali, ti suggerisco di tornare indietro e rinfrescare la memoria. Ora, a test finali eseguiti, diciamo che potresti trovarti in tre situazioni principali. 1. Ti senti più rilassato. 2. Nulla è cambiato. 3. Ti senti un po' scombussolato. In ogni caso, il mio suggerimento è quello di ascoltare le tue sensazioni per 2 o 3 giorni. Dopo questi giorni, giudicare se questo lavoro ti sembra utile oppure no. Nel caso avrai qualche beneficio, sentiti libero di ripetere questa sequenza di esercizi ogni volta che ne avrai il bisogno. Se invece il tuo diaframma è rimasto, come dire, bloccato, significa che la risorsa necessaria si trova da un'altra parte e può trovarsi in un'altra parte del tuo corpo fisico, quindi sempre all'interno dell'aspetto strutturale. E per fare un esempio, a volte posso dirti che lavorando il collo oppure il bacino nella zona dell'osso sacro può succedere che il diaframma ricominci a funzionare come dovrebbe. Oppure, se la risorsa si trovasse in un altro aspetto come quello mentale, voglio farti un esempio anche in questo caso, perché a volte è proprio lì che si trova lo sblocco principale. Facciamo finta che tu stia rimandando una decisione da un sacco di tempo e che ci sia questa situazione ancora in sospeso. Bene, potrebbe essere proprio giunto il momento di prendere quella decisione e vedrai che questa decisione potrebbe far ripartire il tuo diaframma. Tutto chiaro? Sei giunto quindi alla fine della sequenza degli esercizi di massaggio per sbloccare il diaframma. Quindi complimenti per il tempo e l'attenzione che ti sei dedicato. A questo punto ti auguro soltanto di continuare così sulla via del benessere.
Ti ricordo che puoi scrivere eventuali domande nello spazio riservato ai commenti che trovi qui sotto. Sarà mio compito risponderti attraverso alcuni video che troverai pubblicati sempre su questo canale, quindi ti invito ad iscriverti. Se invece desideri contattarmi direttamente, puoi farlo tramite email e per questo ti consiglio di visitare il mio sito, dove troverai il mio contatto, www.marcelloborghi.it. Trovi il link in descrizione.